Vediamo che challenge pescherò. Dai, ne ho preso solamente due. No, ma neanche uno. No, no, Mattia. Ma non male così, ehi. No, non è. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo a Bulli contro Secchioni. Sì! Sì, Salvo, ma i bulli chi sono? Sì, ma soprattutto chi sono i secchioni? Facile, ragazzi, sarà la bull a scegliere chi sarà il secchione e il bullo. Pesco io per primo. Bullo? Può andare, almeno non devo studiare. Tocca a me. Speriamo che esca bullo. Questo, sei fortunato. Bullo? Sì! Adesso sta a me. Bullo, ma dai, io volevo essere una secchiona. Ora tocca a me. E io, con questa faccia, vorrei essere tanto un bullo. Vediamo. Ok, bullo, bullo, bullo. Secchione, ma io non so neanche leggere quasi. A me, speriamo che esca bullo, perché nell'ultimo video mi sono divertita tanto. Secchione? No! Io non voglio fare la bulla. Se esce bullo mi rifiuto, non gioco. Ah, vediamo. Sì, secchione! Ma come funziona? Perché non funziona? Sarà spenta. Faccio vedere come si fa. Hai visto che brava la Giorgia? Però così non va bene, Salvo. No, si inizia bene così, però no, no, non va bene così. Alla prossima volta viene ammonita. No, quello è calcio. Tada! Vediamo che challenge pescherò. No, di qua. No, su. No, di qua. Forse non ne ho pescata una. Ok, sì, ce l'ho fatta. Giorgia, ma sei bravissima! Pallina blu, vediamo che challenge c'è dentro. Distruggi la piramide. Questo gioco mi piace di già. Preferivo un gioco dove si doveva leggere una poesia. Beh. Che riuscirà a buttare a terra più bicchieri vince. A disposizione avremo un palloncino a testa. Prenderò tutti i bicchieri, ma tutti. 3, 2, 1. Dai, ne ho presi solamente due. Adesso sta a me. Speriamo di finire di prendere questa piramide. Non ne ho preso neanche uno. Speriamo di essere più fortunato degli altri. Sì, li ho presi quasi tutti. Sì, grande! Ha buttato giù quasi tutti i bicchieri. E vai, vinceremo. È vero. Di sicuro li buggerò tutti a terra. No! Secondo il mio calcolo matematico riuscirò a buttarne a terra 3. Oh no, il mio calcolo era sbagliato. Salvo, però se si ordina così noi si perde. Lo vedo Mattia, lo vedo. Ragazzi, spero di essere fortunato io. Ok. E... no, ma neanche uno. Sì! Abbiamo vinto. Quando si tratta di distruggere le cose, noi bulli ci riusciamo sempre. Ma dai ragazzi, al primo gioco abbiamo perso. Siamo i secchioni. E poi i calcoli erano tutti sbagliati. Te Mattia potevi impegnare un po' di più, ho sbagliato. Ma è matematicamente certo che vinceremo il prossimo gioco. Ok.
Come si chiama? Mi sposta un po'. Dove? Qui. Destra o sinistra? Guarda di qua, guarda di qua. Sì, sì, vieni. Avanti o dietro? Qua. Non sto capendo niente. Più su, più giù. Ah. Più giù. Martina, a destra o a sinistra? A destra, un pochino più. A destra, no, la mia destra o la tua? Non sto capendo niente. Ma quanto si stanno mettendo a pescare? Sono proprio degli imbranati. Speriamo che non esca niente sulla matematica. O anche della geografia, perché io non ne so proprio nulla. Ah, ce l'ho fatta forse! Vediamo! Sì! Sì! La rossa! Ok, ora devo andare qui. Sì, ce l'ho fatta! Pallina rossa! Spero che sia una challenge dove bisogna leggere, fare un conto matematico. Vediamo. Libera il tuo compagno di squadra dalle catene. Ma che gioco è? Ragazzi, se continuiamo così, la squadra dei bulli vincerà! E mi raccomando, voi da casa lasciate tantissimi like, ma tantissimi, e continuate a seguirci. Aiuto! Aiuto! Speriamo bene, ragazzi! Su, ragazzi, forza! Come vedete, ragazzi, ci sono Babbo Salvo e Andrea legati. Per poterli liberare, bisogna aprire il lucchetto. Dentro questi contenitori ci sono molte chiavi, ma solo una riuscirà ad aprire i lucchetti. La squadra che riuscirà prima a liberare il proprio compagno vincerà. Allora, la distanza tra noi e loro è 5 centimetri, 50 centimetri, più questi centimetri. Allora, dobbiamo prendere la chiave entro 3 secondi. Ce la dovremo fare? 52% di probabilità, che dici? No, secondo me 54. Ti renderemo la gara difficile. Vai Mattia, vai, veloce, no. Veloce. Vai. No, dai. Su ragazze, su, dai! No, non è neanche no! No, dai, veloci! Vai Mattia, con la fortunata! Vai, Martina! Vai Mattia! Non è questa! Come neanche questa! Neanche questa! Dai! Dai Mattia, con la fortunata, con la fortunata! No! Neanche questa! Ehi, Mattia, dove stai Mattia? Dai, no, ma perché non vale così? Dai, vai Mattia, ce la fai? Seduto intero? Sì. Ok. No, 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 non vale, ma dai, non è giusto. Certo, Giorgia, hai avuto una bellissima idea. Visto? Dai ragazzi, ma abbiamo perso di nuovo! Beh, secondo i conti hanno fatto il 37% di corsa in più rispetto a noi. È normale, è logico. E questo calcolo l'hai fatto con quella? Sì. Ma sei sicura che funziona? Perché è già la seconda gara che perdiamo. Adesso tocca a me pescare. Secondo i miei calcoli pescherò una challenge molto divertente. Ehi ragazzi, non è giusto. Tocca a noi pescare. Perché prima hanno pescato loro. Giorgia, adesso ho un'idea, vieni con me. Come si prende questa pallina? Come funziona questo gioco? Oh no, è caduta. Martina, guarda di là. Non vedo niente, cosa mi hai tirato negli occhi? Aiuto. Oh, non ci vedo niente, dov'è il bagno? Devo andare a pulirmi. Aurora, hai avuto veramente una bellissima idea. Esatto. Ragazzi, se lo pensate anche voi da casa, lasciate tantissimi ma tantissimi ma tantissimi like e continuate a seguirci. E lascio pallina gialla. Trova i pulsanti vincenti. Che sfida è? Non capisco. Ragazzi, come vedete sul tavolo ci sono tanti pulsanti colorati. Per scegliere i pulsanti dovete girare la ruota dei colori. La squadra che arriva prima a 3 vince. Il mio colore fortunato è il
verde, quindi speriamo che esca il verde. Blu. Scelgo. Questo. Hai vinto! Sì! Speriamo che esca il blu. Uffa, il verde non è il mio colore preferito, però può andare bene. Scelgo. Ho deciso. Hai perso! Uffa, però. Per me quello fortunato è quello fucsia. Arancione. Scelgo questo. Hai vinto! Sì. Qualsiasi colore esca non mi interessa. Ma comunque se esce quello hai perso, tolgo le batterie. Dai. Blu. Ho scelto questo qui. 3, 2, 1. Hai perso. Ah, ok, dopo il video prendo il cacciavite e tolgo le batterie. Arancione. Ok, allora. Allora, vedo questo, no, non mi ispira. Forse questo, no, forse questo. No, oh, non so come prendere. Ho deciso e schiaccerò questo qui. Hai perso. Che sfiga. Spero proprio che esca il fucsia, è il mio colore preferito. Vabbè, è uscito blu, l'importante è vincere. Scelgo questo. Hai vinto. E vai. Scelgo questo. Hai vinto! Sì! E vai ragazzi, finalmente abbiamo vinto una challenge! Sì! No, dai però, noi si voleva vincere, abbiamo vinto due challenge. No, così no. No. Ah, che sfigati, stanno studiando. Ragazzi, un'idea, venite con me. Ok ragazzi, vi spiego la mia idea. Dentro a questo palloncino metteremo i coriandoli e poi lo vedrete dopo cosa succederà. Ok, così qui li mettiamo qui prima che cadano e andiamo su. Questi sono stati i bulli, di sicuro! Mannaggia loro! Ma guarda cosa, tutto sporco! Ora pesco io, tanto sono fortunato! Sì, sì, sei proprio fortunato! Vai, tira giù quello! Oh, tiralo su! Bravo! Oh! Pallina rossa! Trova l'oggetto giusto! In che senso? Come vedete c'è una vasca piena di palline. Bisognerà riconoscere l'oggetto misterioso. La squadra che ne trova di più vince! Giorgia, sei pronta? Sì, babbo! Vai, da bendata dovrai trovare una mucca! Questo. Ma dai, ma non ci trovavo la mucca. Hai perso. Mattia, te invece dovrai pescare. Vediamo un po'. Un maiale. È questo? Sì, ho indovinato. Che peccato. Tu, Aurora, dovrai pescare un coccodrillo. Aiuto, speriamo bene. Forse è questo qua? Wow, ho indovinato! Un oggetto facile, eh? Un unicorno.
Ok, è facile, è un cavallo. E allora vediamo, vediamo. Non lo trovo. Forse è questo? Vediamo. Sarà questo, vediamo. Ma è un coccodrillo, ho perso! Mi sono sbagliato, questo qui mi sembrava il corno e invece è la coda del coccodrillo. Mattia pesca qualcosa di semplice. Pescherai un coscio di pollo. Un coscio di pollo? Sì, l'ho trovato! No, uffa, la potevo pescare più difficile! Vediamo che cosa ti esce. Una scarpa. Scarpa? Vediamo. Qui è tutto viscido. Ma dove sarà questa scarpa? Aurora, c'è un problema, perché se Martina trova la scarpa, siamo a punteggio pari. È vero, Giorgia, dobbiamo vincere noi in tutti i modi. Ho un'idea per non fargli trovare nulla. Vieni con me. Andiamo. Guarda cosa ho qui. Cosa sono? Sono insetti. Schifo. Lo sanno tutti che Martina ha paura degli insetti. Prendo questo ragno, che è bello grosso ed è veramente gigante. E fa anche un po' schifo. Certo, Giorgia, sei proprio una bulla. Visto? Qualcosa qua? Cos'è questo? Fammi vedere. No, no, non è. È questo. No, no, no. Ah, sicuramente è questa la scarpa. No, secondo me hanno fatto qualche scorrettezza. No, io con i bulli non ci voglio più giocare, però, eh. Comunque, Mattia, manca l'ultimo gioco. Voi, ragazzi da casa, lasciateci tanti like e continuate a seguirci per vedere chi vincerà questa super challenge bulli contro secchioni. Adesso pesco io. Spero proprio di pescare una challenge divertente. E vai, ho preso la pallina blu. Guardiamo che challenge è uscita. Speriamo bene. Metti più palline nella scatola. Che cosa sarà? Ragazzi, giocare è facilissimo. Mentre il palloncino è in aria, bisogna mettere più palline possibili dentro la scatola. Non si può lasciare il tappeto e se il palloncino cade, il gioco si ferma. Vince chi raccoglie più palline. 3, 2, uno, via! E dai, no, 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 no! No! Mannaggia, ho perso anch'io! No! E dai! E vai, siamo stati bravi! Ma dobbiamo vincere questa sfida ad ogni costo. Giorgia, ma che cosa hai in mente? Guardandoti in faccia non hai sicuramente delle buone intenzioni. Infatti, guarda cosa ho qui. Del filo trasparente. Oh, ok, non c'è nessuno che mi guarda. A parte Bulli. Mamma, non riesci a farlo stare in aria questo palloncino? Oh, oh. Non c'è più la scatola. Basta, questi sono di nuovo stati i bulli. Non è possibile giocare così. Rovinano tutte le nostre challenge. Basta, vado via. Sì, è vero, è stata Giorgia la bulla. Sei sicuro, Mattia? Sì, l'ho vista. Perché io non ho visto niente? Che cosa facevo? Che ridere, se ne sono andati. Davvero? Che permalosi, l'abbiamo fatto solamente uno scherzo, o forse più di uno. Vabbè, comunque sono troppo permalosi. Certo, Giorgia, che hai una mente davvero diabolica. Ok, comunque siamo arrivati alla fine del video. E indovinate chi ha vinto? Hanno vinto i... Bulli! Sì!
Se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi pollicioni, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti e andate ad ascoltare le nostre due canzoni, La festa dei bambini e Avventure in famiglia. Io, Aurora, Andrea e i secchioni permalosi se ne sono andati, vi salutiamo con un grande wow! Io vado a fare merenda che ho fame.